Giotto da Bondone. Giotto nasce a Collo di Vespignano nel 1267, un piccolo borgo, un piccolo paesino del Mugello, quindi delle campagne fiorentine. Il padre Bondone è un piccolo possidente, niente di che, piccolo possidente, ha un po' di terra, ci lavora su questa terra e la madre aiuta. A un certo punto, quando è adolescente, Giotto, si dice la leggenda, va a bottega da Cimabue. Vero o non vero? Non lo sappiamo realmente se è successo o non successo. Certo, Cimabue era uno dei pittori più famosi di Firenze in quel periodo. Giotto era uno dei più talentuosi, niente di strano che sia andato a bottega, ma quale leggende diventano un po' particolari? Vi spiego il perché. Innanzitutto ci sono due leggende. Una che Cimabue sta passeggiando per le campagne fiorentine e vede questo ragazzino che sta disegnando sulla pietra un branco di pecore, è artisticamente incuriosito dal ragazzo e chiede al padre se lo vuole mandare a bottega da lui. Possibile. Un po' improbabile, ma possibile. L'altra leggenda vuole invece che il padre e la madre, convinti della capacità del figlio, delle capacità artistiche, decidono di mandarlo a bottega da Cimabue. E qua bisogna aprire una piccola parentesi. Cosa significa mandare a bottega? Significa che queste botteghe erano delle piccole aziende dove c'era il pittore più famoso, quindi il bottegaio, il titolare, i pittori meno famosi, però sui 25 anni, che già avevano qualche commissione, e dopo i più giovani che dovevano fare di tutto, fare la spesa, pulire e nel frattempo, fra tutte queste cose, anche imparare il mestiere. Quindi magari il padre sarà andato a bottega da Cimabue e avrà probabilmente chiesto a Cimabue: puoi prendere mio figlio? Di solito dicevano di sì. Preso Giotto a bottega, c'è un'altra leggenda, che i due non andassero d'accordo. Cimabue e Giotto, due personalità troppo forti, non si andava d'accordo. A un certo punto c'è lo scherzo della mosca, altra leggenda, cioè che Giotto disegna questa mosca tridimensionale su un quadro, Cimabue va, crede che sia la mosca vera perché non ha mai visto qualcosa di tridimensionale, tenta di scacciare via questa mosca con tutti gli altri che ridono, e qua viene mandato via Giotto. Vero o non vero? Certo, questa leggenda della mosca nacque in quel periodo, è arrivata praticamente fino ai giorni nostri, quindi magari qualcosa di vero ci poteva essere. Andiamo a quello che veramente di vero c'è sulla vita di Giotto. Giotto impara il mestiere in qualche bottega, che sia quella di Cimabue o in qualche altra, però impara il mestiere, impara a usare i colori. Nel frattempo non è solo pittore, lui studia anche l'architettura, ma questo lo vedremo dopo. Nel 1290 c'è la prima menzione di Giotto e per la chiesa di Santa Maria Novella fu incaricato di eseguire un polittico. Questo polittico andò perduto, ma non questa nota, quindi vuol dire che lui già quando aveva 23-24 anni veniva chiamato per questi lavori. E anche qui come funzionava? Se dovevano fare dei lavori grossi nella basilica, nelle cappelle, negli altari maggiori, venivano chiamati pittori più importanti, ma per tutte quelle opere, diciamo, periferiche o quasi periferiche, che dovevi mettere in oratorio o in parrocchia, allora potevi chiamare anche il giovane, non c'era nulla di strano, lo pagavi molto meno ovviamente del pittore già conosciuto. Nel 1295 già lui è conosciuto, sicuramente sarà conosciuto a 28 anni, viene chiamato ad Assisi, la Basilica di San Francesco d'Assisi, e dicono: beh, devi fare qualcosa di bello. Lui non fa qualcosa di bello, fa molto di più. C'è un altro pittore, Cavallini, un romano, ma è lui quello che dipinge il bello, dipinge la prospettiva, dipinge qualcosa di vero, qualcosa di dinamico, dipinge qualcosa che lascia a bocca aperti tutti, perché la nuova pittura, addirittura quello che fece a San Francesco d'Assisi, è considerato l'opera capostipite della pittura moderna. Tutta la pittura moderna, l'opera capostipite è quella che eseguì Giotto a San Francesco d'Assisi. Da Assisi, dove sta tanto, lui sta 10 anni, e ritorna a Firenze perché deve andare a eseguire la sua opera più bella, secondo me, l'opera degli Scrovegni, la Cappella degli Scrovegni a Firenze. Ed è un qualcosa che è inimmaginabile per i tempi. Io non ho idea di come possano essere stati scioccati i contemporanei a vedere tutto quello che c'era di nuovo in quello che fece in quella cappella. Bisogna fare una parentesi, bisogna dire chi era Giotto a livello religioso. Lui era un fervente religioso, era molto religioso, credeva molto nella religione ed era anche una persona forte. E tutte e due cose insieme li buttava sulla pittura. Ecco, quella cappella degli Scrovegni è la sua massima maturità. Andare lì e vedere la cappella degli Scrovegni, credetemi, è qualcosa di unico, ed è stato unico per secoli e secoli e secoli, di tanti pittori che sono andati lì e dopo secoli sono rimasti anche loro impressionati dalle capacità artistiche di Giotto e da quello che era riuscito a trasmettere, a tradurre in pittura.
i contemporanei ovviamente ancora di più. La profondità, l'espressione, il sentimento, l'uso dei colori, il realismo, la naturalezza della Cappella degli Scrovegni è impressionante, fa impressione. Appena si entra si viene preso con uno schiaffo di colori in faccia, è la bellezza che ti chiama e ti fa vedere quello, e quello è Giotto, quello era già Giotto, quindi immaginatevi già in vita, viene chiamato ovunque, lo vogliono a Rimini, lo vogliono a Roma, lo vogliono ovunque. Lui oltretutto ha su anche una sua vita privata, diciamo, si sposa, ha diversi figli, tre delle sue figlie vengono date in sposa, a quei tempi era così, vengono date in sposa a signorotti del Mugello, segno che con tutto che lui era sempre andato in giro, però il Mugello era sempre stata la sua terra, quello da cui proveniva. Infatti si disse che lui fosse rimasto sempre fortemente legato alla sua terra, non è un caso appunto che le sue figlie si sposassero al Mugello, e stava bene, Giotto incominciò a stare bene perché veniva pagato molto bene ed era il più famoso pittore che c'era in Italia in quel periodo, e quindi anche le proprietà che riusciva a lasciare ai suoi figli, fece una vita agiata. Però a un certo punto lui, più che la pittura, fu attirato dall'architettura, di nuovo era la sua seconda natura o anche la prima, chi lo sa, però era una delle sue nature più forti, quella dell'architettura. A un certo punto a Firenze si decide di costruire il campanile di Santa Maria del Fiore. Lui disegna architettonicamente questo campanile che diverrà uno dei simboli dell'arte in tutto il mondo, però ahimè non riesce a vederlo finire perché fu completato nel 1350, partirono nel 1334, insomma il tempo bisognava impiegarlo a quel periodo. Lui morì 3 anni dopo l'inizio dei lavori, nel 1337, ma era il suo campanile, erano i suoi disegni quelli che vennero utilizzati, quindi quello è il campanile di Giotto, nonostante non finì, non riuscì a completare l'opera materialmente, ma è definita una delle opere di Giotto, forse architettonicamente una delle opere più importanti, anche questa di tutti i tempi. Io non voglio mettere troppa enfasi con è la pittura più bella di tutti i tempi, è il pittore più importante di tutti i tempi, ma è la verità, fu così, perché tanti pittori dal Rinascimento in poi diedero uno sguardo a quello che fece Giotto, perché per loro Giotto era il capostipite, era l'inizio. Senza dubbio, senza ma, non ci fu un dubbio su chi aveva inventato la pittura moderna e su chi bisognava andare a guardare per capire cosa bisognava fare nella pittura moderna. Fu lui. A quei tempi dovete considerare la pittura su qualcosa di diverso da quello che vediamo adesso, perché a quei tempi l'immagine non poteva essere trasportata. Adesso c'è internet, la televisione, l'immagine può essere trasportata. A quei tempi no. Una cosa che era a Firenze poteva essere vista a Roma o viceversa solo se la trasportavi disegnandola, quindi la disegnavi e la trasportavi, oppure la mettevi come affresco, dopo qualcuno se la andava a guardare. Anche tutte le pagine bibliche, la storia biblica, molto è stato fatto per via e molto è stato evangelizzato per via delle immagini, e queste immagini era quello che facevano i pittori a quei tempi, era questo. Solo che quelli che facevano i pittori prima di Giotto era qualcosa di noioso per certi versi, scolastico per certi versi. Con Giotto non è più così. Con Giotto entra l'emozione nella pittura, entra l'arte della bellezza nella pittura. Questo fu Giotto da Bondone o Giotto. Quando si pensa a Giotto bisogna pensare a lui come l'unico, perché prima di lui non c'era nulla, prima di lui non c'era niente. Dopo di lui tutti i pittori ebbero lui come riferimento. E via 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 a cadere dopo altri pittori che furono riferimento per altri ancora, ma prima di lui non c'era nulla. Fu Giotto a inventare la pittura moderna, la pittura della prospettiva, delle dimensioni, diverse dimensioni, dell'uso dei colori particolari. Dopo verrà raffinata la sua arte in tanti modi, con tanti altri pittori, tanti altri artisti bravi, ma nessuno come Giotto. Nessuno può essere paragonato a Giotto. Quello che ci rimane di Giotto è la bellezza, è il padre del Rinascimento, è il padre dell'arte, è il padre di qualcosa di nuovo, è una figura immensa quando si parla di pittura e in parte anche di architettura. Questo fu Giotto da Bondone, questo è il canale Diego CTN Storia, dove parliamo di personaggi che fecero la storia. All'inizio avevamo fatto solo italiani, adesso incominciamo a fare anche qualche personaggio diverso. A me piace parlare di storia e condividere la storia con tutti voi. Se non siete iscritti, iscrivetevi, andate a guardare quanti personaggi, c'è una playlist con tanti personaggi italiani che non conoscevate, non conoscete la duchessa di Pagliano, Bavastro, che hanno fatto la storia d'Italia, che nel loro periodo, per i loro contemporanei, erano persone, erano individui importantissimi.
Dopo furono meno importanti, la storia ce li tramandò in maniera un po' diversa, di Rupio, cioè sono tantissime, andate a dare un'occhiata anche a solo uno o due di questi e vi innamorerete della storia, di quello che è stato la storia, e spero anche di questo canale, quindi vi vorrei vedere iscritti tutti voi, alla prossima per un'altra puntata di questi uomini, donne che fecero la storia non solo d'Italia, ma la storia di tutto il mondo. Detto questo, un grande abbraccio, alla prossima, ciao ciao!